Si apre nel segno del rammarico il 2023 della Team Altamura. I ragazzi di Ciro Ginestra imbrigliano per larghi tratti della partita la capolista cavese, passano con una gemma di Molinaro, soffrono poco quanto nulla, ma vedono sfumare i tre punti nell'extra time, complice uno sfortunato errore del neo arrivato Cascella. Termina 1-1 il big match del D'Angelo, con il pubblico delle grandi occasioni a fare da cornice al 12° risultato utile consecutivo dei biancorossi. Pugliesi meno spumeggianti del solito, ma autori di una prova di grande maturità al cospetto di una squadra partita con l'idea di vincere il campionato. Torna in panchina Ciro Ginestra, che deve fare i conti con la grana relativa alla squalifica di Franco Sosa. Scelte quasi obbligate in attacco con Molinaro e Croce. Nel 3-5-2 Schiavino parte titolare in difesa con Mattere e La Cassia. Sulla corsia di sinistra l'acquisto invernale Sepe vince il ballottaggio con Casiello. Tante sorprese invece nell'11 campano contro Ise, che presenta un 4-3-3 più abbottonato con Banegas, Munoz e Bubas in panchina. Al fianco di Foggia scelti Bacio Terraccino e Tuminelli, con Palma nei tre di centrocampo. Prova subito a premere l'Altamura con Ganci, chiamata a testare i guantoni di Colombo dai 25 metri. Ben più insidiosa la trave orchestrata sulla destra da Murtas e Dipinto, ma Sepe da centro area non impatta come avrebbe voluto. L'equilibrio si spezza alla mezz'ora, lancio dalle retrovie per Croce, che spalle alla porta serve Molinaro, stop con la coscia e conclusione in buca d'angolo, Colombo immobile e 1-0 Team Altamura. Fatica a rispondere alla cavese, che si rende pericolosa esclusivamente sul calcio piazzato. Su una di queste situazioni Altobello non riesce a dare la giusta precisione alla sfera. Altro giro dalla bandierina al 43esimo, con Sepe decisivo nel fare scudo sul tentativo ravvicinato di Magri. La ripresa si apre con una cavese più sul pezzo. Qui Palma svetta più in alto di tutti, ma la palla viene sputata dalla traversa a spina battuto. La risposta biancorossa è affidata ad una conclusione da metà campo di Croce. Colombo ampiamente fuori dai pali, ma per sua fortuna solo un brivido. Troise decide di aumentare il tenore offensivo della sua squadra pescando dalla panchina con Banegas e Gagliardi per Tuminelli e Bacio Terraccino. I due subentrati si mettono subito in moto, ma la mira di Gagliardi è imprecisa. L'artiglieria metelliana si arricchisce con gli ingressi di Bubas, Munoz e Cuomo. Ginestra regala la standing ovation a Molinaro e un po' di respiro a Murtas sulla fascia. Al suo posto l'esordiente Cascella. Proprio l'ex Monopoli va via sulla corsia e crossa per Sepe. Colpo di testa debole tra le braccia di Colombo. Sembra cosa fatta per la Team Altamura, ma al 92esimo paga l'unico errore della sua partita. Cascella scivola in area a terra Gagliardi per un calcio di rigore che sa di beffa. Bubas spiazza spina regalando ai suoi un pareggio che potrà rivelarsi vitale nell'economia del campionato. Gli 8 minuti di recupero servono solo a regalare ulteriori attimi concitati al pubblico. Termina 1-1 tra Team Altamura e Cavese, alimentando i rimpianti della squadra di casa. I murgiani mantengono il terzo posto a 5 lunghezze dalla vetta. Testa già alla sfida di domenica prossima in casa del Gladiator.